Vent'anni fa la scomparsa di Marco Pantani, leggenda del ciclismo, fu trovato senza vita in un residence di Rimini, Ana Milan. Eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana. L'ultima fuga, la più dura, 20 anni fa. Il corpo di Pantani in un residence di Cesenatico. In quel San Valentino con lui se ne andava un pezzo d'Italia innamorata del suo campione. Un tifo da stadio calcistico. Aveva un orgoglio smisurato e quello lo ha portato a vincere l'impossibile. Ma poi è stato umiliato Madonna di Campiglio. L'accusa, doping, poi la depressione. Pantani, morto per overdose, non si è mai arresa a quella sentenza alla mamma, mentre l'ultima inchiesta, la terza, va verso l'archiviazione. Corri ancora, il vento non ti prenderà mai, ecco lo striscione, ieri dei tifosi del Cesena. L'italiano Pantani! Pantani in francese, il pirata in italiano, l'ultimo capace di scalare Tour e Giro nello stesso anno, favola che 20 anni dopo manca più che mai. Se dicessi di avere commesso degli errori gravi, direi una bugia, ma direi una bugia ancora più grande se ammettessi di non avere fatto mai qualche sbaglio.